Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Mermaid Swamp. Allora, andiamo subito avanti. Non mi ricordo dove eravamo rimasti, sono stupida. Sono passati tipo... Ok, mi ricordo. Qua dovevamo levare la roba dalle scale usando questo. Come si chiama? Oddio, il mocio. Non mi viene mai in italiano la parola, vabbè. E adesso possiamo andare su. Ok, aspettate che risalgo un'altra volta, va. Ok, in questo gioco che posso lo faccio. Qua, aspettate, fatemi... Sì, avevo controllato tutto. Mi sa che io, regà, levo le cuffie perché... C'ho paura. Allora, è chiuso. Ok, che è questo posto? È tutto sporco praticamente. Tutto molto sporco. Aspetta. Posso mettere la mano dentro? Non so per quale motivo, però vai, facciamolo. Ah, raga, c'è una cavolo di zanzara. Non c'è nulla. No, cioè, dico, nella mia stanza c'è una cavolo di zanzara. Non nel videogioco. Sarebbe strano. Riproviamo. Che poi devono rompere i coglioni appena mi metto a registrare. Cioè, non possono rompere prima. Vabbè. Preso qualcosa? No. Cavolo proprio. Se mi pizzicano, vi giuro, faccio casino. Cioè, le zanzare siamo a ottobre. Cioè, fino a ottobre, metà ottobre. Per me dal 15 in poi è fine ottobre, quindi... Cioè, non è metà. È proprio fine. Ho trovato qualcosa. Che cazzo? La mia mano è stata afferrata. Oh, ho preso qualcosa. Cos'è? Ho preso un oggetto di plastica. Non so cosa sia, però continuiamo. Ah, no, ok, non c'è bisogno. Va bene, risalvo perché non voglio sapere cos'era quella cosa che mi ha dato la mano. Cos'è questo oggetto, però? Non me lo dice? Perché io proprio non lo so, non ne ho proprio idea. Qua c'è il liquido, non so che mi serve. Qua è chiuso. E qua proprio non ci si può arrivare, vero? Dai, infatti. Che cano, raga, perché? Perché queste cose, dai, però. Lo sapevo. È come se fossi veramente osservata da qualcosa. Guarda, io bestemmio. Non so te, tesoro, però io bestemmio. Cioè, qua... No, vabbè, raga, a parte gli scherzi, non bestemmio. Sono una brava persona. Però ti fa venire voglia di bestemmiare sto coso, eh. A che serve tutto? Oddio. Vabbè, ok, non si può fare niente. E che poi la parte del, in questa parte della villa è mini. Cioè, quell'altra è più gigante. Cioè, l'altra, la parte nuova, diciamo. Mi chiedo se riesco a rimuovere queste tavole. Però con cosa? Aspetta. Non abbiamo niente, eh? No. Ma cioè, continuiamo a trovare cose da fare. Continuiamo a trovare oggetti che non c'entrano niente con la cosa da fare. Quindi, ragazzi, cioè, sono proprio. Boh, senza speranze. Speranze meno due. Coso, come si chiama? Quello che non fa niente a parte cercare nelle stanze a vuoto. Ecco. Seitaro si chiama, vero? Seitaro. Mi devi chiedere qualcosa? Ah, bottiglia di liquido, gliel'avevamo chiesto. Ho trovato questa bottiglia, sai cos'è? Dammelo un attimo. Perché? Questo è acido idroclorico, cloroti, non so come si chiama. Dove hai trovato qualcosa del genere? Idrotrofico? Cos'è? Voglio dire, è pericoloso? Se sai come usarlo, allora tienilo. Ma non essere una stupida e non versarlo sulla tua pelle. Ti squaglierà. Ok, oggetto di plastica? Cosa pensi che sia questo? Un bottone di plastica, forse? Forse di qualche macchina. In realtà c'è una barca a motore fuori. Forse è per accenderla. Pensi che sia così? Non posso essere sicuro. Ma sembrava che gli mancasse un bottone. Ok, grazie. Regato cose mass per aver scelto questa cosa. Adesso possiamo andarcene. Ciao.
vediamo un po' se... Cioè, che ci serve là? Aspettate, fatemi andare dall'altra parte, va. Voglio vedere se l'acido mi può servire... No, ok, andrà qua. Se l'acido mi può servire a qualcosa. Ah, qua non direi. Ah, scusa, non volevo. Qua cos'era? Ah, è vero, devi aprirlo con qualcosa. Quindi ci serve per ora una corda per il caminetto qua, vero? No, per l'altro caminetto. Una corda, un coltello, un qualcosa per togliere qualcosa. E? Non mi ricordo, qualcos'altro. Però ci serve, sono sicura. E niente, raga, cioè, se non facciamo qualcosa siamo proprio bloccati. Cioè, nel senso, spero che troviamo gli oggetti tutti insieme, perché veramente non so che cavolo fare adesso. Cioè, tutto ciò per trovare una mappa. Immaginate che state trovando una mappa e cioè, state cercando una mappa e dovete fare tutte queste cose per trovarla. Vabbè. Comunque c'è un bottone che manca. Oggetto. Com'è? Non volevo. Oggetti, bottone. Ehi, ci sta perfettamente. Quindi era il bottone per la barca. Ma qual è lo scopo? Non c'è uno scopo per... Cioè, non ci serve una barca, giusto? Cioè, veramente non abbiamo fatto niente? Perfetto. Però questo... Salviamo, va. Magari ce lo dice Freschetto là che serve la barca, però non sono sicura che ce lo dica. Come si chiama Freschetto? Setaro, ecco. Mi devo ricordare il nome. A malapena mi ricordo quello di Rin. Di Setaro non me lo ricorderò mai. Anzi, Seitaro. Io me lo ricordo solo. Mi ricordo solo quello di Yuka. Quello che tipo è mezzo impazzito, non mi ricordo proprio. Cioè. Non so proprio come si chiami. Aspettate. Possiamo richiedergli l'oggetto di plastica? Oh. Ok, che faccio? Allora, facciamo una cosa. Torno appena so cosa fare, perché sennò rimaniamo bloccati. Ok, allora, sono andato un po' avanti. Praticamente ho scoperto che si può usare l'acido che avevamo trovato prima per sciogliere le... Come si chiama? I chiodi di queste tavole. E praticamente aveva detto che in quel modo avrebbe usato le tavole per attraversare il buco davanti alla porta di sopra. Quindi prendiamo sto coso. Ah, no, mannaggia, ragazzi, sto proprio. Cioè, non so cosa fa niente. Ok, sì, appunto. Cioè, per sciogliere le viti. Le chiodi, quello che è. Sono molto più... diciamo adesso si sono sciolti. Ora li devo strappare via. E ho preso delle tavole. Bene. Speriamo che non ci faccia prendere un jumpscare. Mi levo le cuffie per sicurezza. Ok. Oggetti. Planks. Perfetto. Aspetta, salviamo di nuovo. Ok. Ok, andiamo. Qua anche tutto sporco. C'è un vecchio telefono fisso. Un vecchio fucile da caccia. E c'è anche una scatola degli attrezzi. Un martello mi potrebbe servire. Ok, sì, il martello ci serviva. Non mi ricordo per cosa, mi sa sempre per la cosa del caminetto, però ci serviva. E un coso, come si chiama? Una cosa da golf. E ho preso una mazza da golf, va bene. E non so che mi serve tutto. Che cazzo. No, raga. Oddio. A parte che mi ha preso un infarto perché ho visto che quella saltava. Però siccome non c'ho le cuffie perché ho troppa paura, allora tipo ho già messo un po' a capire che era il telefono che suonava. Perché il telefono ha squillato? Non c'è corrente, quindi come... Pronto? Aiutami. Yuka? Yuka, sei tu? Non sento più nulla.
Ma sicuramente quella era la voce di Yuka. Devo andare da Yuka. Ok. Direi di salvare invece. Mannaggia. Cioè, ogni volta che pensiamo che stia andando un po' bene la situation, deve succedere qualcosa, vabbè. Andiamo da Yuka allora. Oh, ops, non così. Spero di fare il good end, perché credo che questo gioco, da quanto ho capito, ci abbia più di un finale. Cioè, nel senso, c'è un finale buono e uno cattivo e non so cosa. Yuta? Ah, è quello psicopatico. Cosa stai facendo qui? Io mi sto prendendo cura di lei, ovviamente. Mi sto prendendo cura di lei in modo che lei non peggiori. Allontanati da Yuka. Ho detto allontanati da Yuka. Rin, cosa c'è che non va? Perché sei così arrabbiata? Se sei stanca, forse dovresti riposarti un po'. Stai zitto. Ascoltami e allontanati da lei. Sei uno psicopatico, lo sai? Sei strano da ieri. Cosa stai dicendo? Non mi dare la colpa solamente perché sei irritata. Non sei una brava donna, non è vero? Perché non puoi essere proprio come Yuka? Cosa? Allontanati da lei subito. Perché non puoi essere docile come lei? E bella come è lei ora? Oddio, raga, questo ci sbrocca. Tipo che. No, no, e lo sapevo io. Questo è Kizza. No, vabbè, aspettate. Prendo una coperta perché ho troppo freddo e poi ho paura. Quindi voglio l'illusione di essere protetta. No, vabbè, a parte gli scherzi, c'ho freddo. Ho preso la coperta. Oddio, questo è Kizzami, raga. Questo ci ammazza tutti. Va in giro urlando Yuka. Oh, cioè, a parte che quella è Yuka. E se vi ricordo, vabbè, se conoscete Corpse Party sapete che Kizami va in giro urlando Yuka, oe, però vabbè, dai dettagli. Cosa c'è che non va? È proprio perfetto, è uno spin-off di Corpse Party. Vieni qui, non ti preoccupare, non farò nulla. Cosa stai pensando? Non mi prendere in giro in questo modo, stronzo. Vedi, eccoti qui di nuovo. Non c'è nulla di carino riguardo te. Ho detto vieni qui. Non puoi ascoltarmi gentilmente? Stai lontano. No, no, non ditemi che devo correre. Cosa stai facendo? Apri quella porta. Cioè, uno ha lasciato Yuka da sola. Due. Non ditemi che devo correre, per favore. Apri. Non mi vuoi far uscire? Non mi arrabbierò. Quindi, per favore, questo invece assomiglia a Shining di Stephen King, di Kubrick, in realtà. Cioè, Stephen King ha scritto il libro, Kubrick ha fatto il film. Vabbè, basta. Apri. Non c'è tempo di giocare, puttana. Apri la cazzo di porta. Col cazzo. Yuta è andato completamente. Perché? Perché è successo tutto questo? E quando è successo? Dov'è che abbiamo sbagliato? I dipinti! I dipinti di Ofelia! Sì, continuavo a guardarli! E andava tutto bene prima di questo. Quindi sono stati dipinti. Oh no. Devo fare qualcosa, tipo correre però prima. Ah, ok, mi ha fatto salvare in automatico, eh. Perfetto. Ops. Che devo fare? Posso andare da, come si chiama? L'amichetto là. No, ma che. No, perché? Perché è stato così veloce? Ok, game over. Allora, direi che per questo episodio posso concludere qui, anche perché, cioè, nel senso, non so cosa devo fare, voglio continuare, magari non di notte, perché adesso si è già fatto, ho iniziato di giorno, ho finito di notte, perché sono molto pigra quando devo fare i video. Faccio metà video, poi mi metto a letto e mi rialzo dopo mezz'ora, però ok, dettagli. Quindi se ho già fatto notte, ho già paura a continuare così. Quindi continuo la prossima volta, probabilmente domani, che lo faccio il giorno, giuro. Quindi lasciate un like e un commento se questo episodio vi è piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!
Grazie.